Prendetevelo tutto l'applauso. Buonasera! Buonasera e benvenuti. Siamo voluti iniziare in musica quella che sarà una serata emozionante, strepitosa, con delle parole chiavi. La musica, lo stare insieme, la condivisione, la crescita, perché stare su un palco non significa soltanto esibirsi, significa prepararsi, significa studiare, significa ascoltarsi, significa studiare il palco. Lo lasciamo libero la scala. E poi significa anche divertirsi. E questi permesso. Ragazzi se lo meritano davvero tutti. Buonasera e benvenuti a tutti a questo grande perché è una serata emozionante, ho avuto l'occasione di vivere un po' questa bellissima realtà che è il Liceo Francesco Severi di Castellammare in questi giorni, poi vi spiegherò il perché. Vi dico in tutta onestà che i ragazzi sono davvero fortunati a poter vivere una realtà del genere, una realtà di cui vantarsi, perché la scuola è il futuro. E allora se la scuola è il futuro, guardate che bel futuro roseo che abbiamo davanti.
non sprecherò altre parole, voglio chiamare la padrona di casa e quindi do subito l'invito a raggiungermi qui. Questo sarà un po', non vi aspettate il palco perché loro saranno i protagonisti, ma ci sarà una piccola sorpresina e quindi il palco sarà un po' concepito dovunque. Diamo un bel benvenuto qui sul nostro palco. Questa è una terrazzina, alla dottoressa Elena Cavaliere. Grazie, buonasera. Benvenuti a nome della comunità tutta del Liceo Francesco Severi, docenti, personale ATA. Vi do il mio benvenuto e vi ringrazio per condividere questa serata con noi di auguri natalizi. Questo lavoro di stasera è frutto, come già giustamente ha detto la nostra cara presentatrice Sonia, che ci supporta anche per le preparazioni dei ragazzi, perché vedrete tra poco ci sono anche i ragazzi degli altri indirizzi che collaborano con noi, in un'ottica proprio di costruzione di un compito autentico di realtà che questa sera sarà qui e voi siete i nostri ospiti d'onore. Ringrazio tutte le autorità presenti, le associazioni, i dirigenti presenti e con veramente immenso, col cuore in mano, tutti i genitori. Voi siete con noi costruttori di una rete, di un'alleanza che ha un'unica sola finalità, quella di essere appunto di una crescita professionale per i nostri alunni. Lo spettacolo che assisterete è frutto dei laboratori di musica d'insieme e di lezioni individuali, per cui tutti i ragazzi sono preparati individualmente come musica d'insieme dai loro professori di strumento e poi il tutto si coniuga magistralmente grazie all'armonia e al cuore che mette in ogni cosa che fa del nostro maestro Alfredo Intagliato. Ringrazio. Vi abbiamo dato il benvenuto con il nostro coro diretto dalla maestra Casucci, che è qui? Sì? Ok, è qui, eccola lì, la maestra Casucci. Abbiamo poi avuto in questo nostro cammino il supporto di tutti i docenti, anche degli altri indirizzi, e i ragazzi che si sono impegnati tantissimo e anche fine quadrimestre, quindi per tempo di compiti e quant'altro. Loro studiano sia sul liceo scientifico, quindi sono impegnati, e sia poi il pomeriggio sulla musica e quindi sulle lezioni individuali e di musica d'insieme. Non ultimo, ma per il grande impegno che ha profuso con amore il nostro sponsor, l'Impero Moto. Dopo daremo a lui la parola, che c'è stato accanto proprio in un'ottica di amore per la scuola, di voler fare, e poi tanti altri che dopo ricorderà la nostra Sonia. Dobbiamo stasera goderci lo spettacolo, essere insieme in un augurio di Natale che sia veramente un augurio di serenità, di riappropriarci delle cose semplici ma quelle che riscaldano il cuore, perché la musica e io dico ha un senso non solo perché si ascolta con tutti i sensi, ma perché poi c'è il proprio cettivo, il senso che attraversa le emozioni. Chi di voi non prova un'emozione nel momento in cui ascolta anche una musica, un ricordo, tutto ciò che solleva e dà gioia al cuore? Tanti auguri da parte mia e grazie di condividere con me, di essere così in tanti a dare onore a questi ragazzi che hanno studiato tantissimo e ai loro professori. Buona serata. Grazie mille, dottoressa. Allora, incominciamo subito con presentarvi l'orchestra. Prima di presentarvela però è doveroso fare i ringraziamenti. Li facciamo adesso perché vi dirò anche che voi vi aspettate giustamente che io presenti la serata. Troppo facile? No. Questa sarà una serata speciale perché avrò dei colleghi d'eccezione e sono Bernardo, Ilenia, Federica ed Emilio. E quindi facciamo loro un applauso perché è la loro prima volta. Abbiamo lavorato e studiato insieme su come affrontare questa serata. E quindi è stato un bellissimo e divertente lavoro d'insieme.
e io mi pregio ulteriormente di poter aver dato, il mio piccolo contributo a questi straordinari ragazzi, ma straordinari veramente lo siete tutti, ragazzi. Fatevi un applauso perché siete davvero magnifici. È bello respirare un'aria sana. Quando la scuola funziona è così, e allora che ben venga. Andiamo ai ringraziamenti. Perché bisogna ringraziare? Perché ringraziare significa la gratitudine, il primo atto di amore, no? Per eccellenza. Ringraziare significa dire grazie a coloro che hanno creduto, a seconda delle loro competenze, dei loro rispettivi ambiti, in questa serata e in questo momento. E allora quindi ringrazio le professoresse del coro, la professoressa ancora Romina Casucci. Facciamo un applauso, scaldiamoci le mani, perché poi vi verrà chiesto anche di sbizzarrirvi. Quindi queste sono le istruzioni dell'uso. Ascoltate me e i miei colleghi. Quindi tutto quello che vi si chiederà questa sera lasciamoci andare. Poi ancora, sempre del coro, la professoressa Francesca Zurzolo. Ecco, così mi piacete. Su, una bella energia. Il maestro Alfredo Intagliato, veramente. Il professore Angelo Ruggeri, coordinatore dell'indirizzo musicale. Ilario Ruopolo, il professor Paolo Di Lorenzo, Alfonso Avitabile, Catello Tucci, Carmine Sanarico, Daniele Erbaggio, Sebastiano Martone. E ringraziamo gli sponsor. Quindi, come diceva la dottoressa Cavaliere, Impero Moto di Alberto Matrone. Simons Group di Antonello De Simone, Audio e Luci, ringraziamoli. Perché se questa serata andrà bene, e andrà bene, è frutto di un lavoro di insieme. Play Art di Giuseppe Cascello per le proiezioni, bellissime. Come trovarsi in un'altra epoca in un attimo. E poi il collaboratore Francesco Santarpia. Europa Fiori di Sant'Agnello per queste bellissime stelle di Natale e questi addobbi floreali. Art grafica di Fabio Ambrosio. La ditta di Giacomo di Avellino. L'RSPP architetto Carnevale. E poi ringraziamo, e ne parleremo, la professoressa Ketty Spera, perché vedremo dei fantastici ballerini di tango. E allora, maestro, l'orchestra è pronta? E allora noi vi diamo ufficialmente il benvenuto a quella che sarà una serata bellissima. Un grande applauso all'orchestra del Liceo Scientifico Francesco Severi.
Buonasera a tutti. Dovete sapere che nel 1852 il giovane tedesco Johannes Brahms, appena 19enne, iniziò a pubblicare le danze ungheresi per un totale di 21. Il lavoro è durato ben 17 anni. Fu ritenuto dal compositore essenzialmente quello di trascrizione e arrangiamento per pianoforte a quattro mani di motivi popolari della tradizione ungherese. Questa scelta gli fece acquistare una grande popolarità in un'epoca in cui, senza radio, giradischi o internet, era difficile poter ascoltare musica. Quella che seguirà, la danza ungherese numero 1, una delle sole tre ad essere stata strumentata per orchestra da Brahms, si ispira alle Széchenyi Csárdás dell'ungherese Sarkozy. Lo stile è quello appassionato e trascinante delle melodie zigane e, come tutte le Csárdás, è caratterizzato da due sezioni contrastanti, una lenta e malinconica, l'altra scattante e gioiosa, con una netta contrapposizione tra episodi impetuosi e malinconicamente lenti. Possiamo, maestro? Thank you.
E dalla czardos ungherese adesso passiamo al valzer, in particolare il valzer numero 2 di Dmitri Shostakovich, di cui riconoscerete sicuramente la melodia, resa popolare dall'utilizzo dentro al film Eyes Wide Shut di Kubrick del 1999, con Nicole Kidman e Tom Cruise. Il percorso artistico di Shostakovich si è intrecciato in maniera tormentata con le censure del regime sovietico nella prima metà del Novecento, e il valzer che stiamo per ascoltare fa parte di una suite di brani che sono stati censurati e proclamati solo anni dopo la loro composizione, quando la situazione della politica sovietica si era ormai distesa, e questa situazione migliorò notevolmente, diffondendosi così anche nell'animo umano di potersi esprimere e liberare. Parlando di musica, purtroppo la storia si ripete e inevitabilmente le vicende umane attraversano periodi di buio e periodi di luce.
come per Dmitri Shostakovich, il compositore guarda caso russo del valzer che abbiamo appena ascoltato. Dopo anni di oppressione, alla fine ha trionfato la libertà. Così speriamo che giungano presto libertà e pace a tutti i popoli oppressi. Alla libertà è ispirato il nostro prossimo brano, Now We Are Free, che tutti riconoscerete come tema del film Il Gladiatore del 2000, con Russell Crowe, composto dal grande Hans Zimmer e interpretato dalla fantastica voce di Lisa Gerrard, che galzò loro nel 2001 il Golden Globe per la migliore colonna sonora. A parte la parola shalom, appunto pace, non sforzatevi a comprendere il testo. È costituito da parole inventate, non appartenenti a nessuna lingua. Esse sono solamente dei suoni. La cantante Lisa Gerrard ha affermato che questo brano è fatto per far scaturire sentimenti attraverso i suoni delle parole e non il significato che esse racchiudono. Per cui ascoltatelo soprattutto col cuore. Traduciamo solamente il titolo. Now we are free. Ora siamo liberi. E consentiteci. Vorremmo veramente che tutti gli esseri umani siano liberi, senza odio, senza oppressioni e senza guerra. Questa sera a cantarlo per noi a Raffaele Forino Fernandez. Maestro. La splendida voce di Raffaele Forino Fernandez. Su, su, so che potete fare di più.
come state? Come state? Allora ci sono. Allora, Now We Are Free, questo bellissimo brano che conosciamo tutti, questa colonna sonora che ha accompagnato la visione di questo splendido film. Protagonista, l'abbiamo detto, Russell Crowe, il gladiatore. Il gladiatore per che cosa lotta? Per la libertà. E adesso siamo giunti ad un momento altrettanto emozionante, perché questa, fidatevi, se non l'avete ancora sentito, sarà una serata piena di emozioni. Ed è emozionante, dobbiamo trovare le parole giuste per parlare di cose per cui al sol parlarne sale anche un po' di quella rabbia, no? Perché noi che viviamo qui siamo seduti comodi, viviamo le nostre giornate in maniera tranquilla. Noi donne soprattutto dobbiamo essere veramente fortunate e grate di essere nate in un posto dove libertà, valori civili, diritti sono la normalità. E allora il prossimo tema, perché la musica ha il compito e anche la magia di portarci indietro nel tempo, avanti, farci respirare varie aree geografiche anche, no? Il prossimo tema ha a che fare con il tango. Quando si parla di tango, di che cosa si parla? Di passione, si parla di quel sentimento così forte che ti spinge a fare tutto, che ti spinge a fare tutto, soprattutto quando si parla di passione si parla di intensità, si parla di lottare per i propri ideali, si tratta di manifestare per i propri ideali. E allora diciamo che in questo momento il tango, perché il protagonista ce lo dirà il nostro Bernardo, il protagonista è il tango, con tutta la sua storia, con tutti i suoi protagonisti, ma il vero pretesto è quello di dare il contributo come scuola a tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo per raggiungere quello che per noi è normale, i loro diritti. E allora facciamo un applauso, questo applauso che sia pieno di energia, che possa arrivare lì in Iran, perché ci sono persone che manifestano giustamente per quelli che sono i loro diritti, per l'uccisione di Masha e per quello che accade ancora purtroppo in quello che sarà il 2023. E allora il senso di questo momento è un senso davvero molto emozionante, molto intenso, e quindi vedremo anche l'associazione K21 Tango, l'abbiamo ringraziata prima, la docente, la professoressa Ketty Spera, vedremo dei bravissimi ballerini, ma ci addentreremo con lo spirito e con il cuore a coloro che in questo momento intendono la passione come vera e propria passione, come lotta per i propri ideali. E quindi uniamoci in questo bellissimo momento, e adesso c'è il mio Bernardo che vi parlerà di Astor Piazzolla. Grazie Sonia per l'assist, e dobbiamo sicuramente parlare di una grande personalità del tango, che è appunto Astor Piazzolla. Quando si parla di Astor Piazzolla, inevitabilmente il pensiero va alle sue dita che volano sui tasti del bandoneon. Bandoneon? Non lo sanno. Non sapete cos'è il bandoneon? Non sapete? Vabbè, dillo tu. La tipica fisarmonica argentina da tango. Nato in Argentina da genitori italiani emigrati, Astor Piazzolla è considerato tra i più importanti compositori del Novecento per aver creato il nuovo tango. Uno stile dove il tradizionale tango argentino viene mescolato con elementi di musica da camera e improvvisazione jazz. Il prossimo brano, Oblivion, fa parte della colonna sonora che Astor Piazzolla compose per il film Enrico IV con Marcello Mastroianni, diretto nel 1984 da Marco Bellocchio. Lasciatevi trasportare da questo dolcissimo e struggente tango, in cui il ritmo serrato della danza lascia spazio a una melodia lirica e introspettiva. E lasciamo spazio, ovviamente, alla fisarmonica, prego. Maestro. Bravo, Bernardo. Thank you.
Che bravi i ballerini e soprattutto che brava l'orchestra. Un applauso. Il prossimo sensuale tango per una cabeza, in cui la corsa dei cavalli viene paragonata alla corsa della vita e all'amore per una donna che fa perdere la testa, ci riporta invece al classico tango argentino. Fu composto da una leggenda della musica tanghera nei primi del Novecento, Carlos Gardel, sul testo di Alfredo Lepera nel 1935. Chissà quante altre gemme ci avrebbero regalato se nello stesso anno, durante una tournée, non avessero perso la vita insieme anche ai due chitarristi del gruppo in un tragico incidente all'aeroporto di Medellín, in Colombia. Questo brano è rimasto legato anche a due famosissimi film, Easy Virtue, un matrimonio all'inglese nel 2008 con Colin Firth, e Scent of a Woman, profumo di donna, nel 1992. Il famoso film in cui Affacino, un vecchio colonnello in pensione, invita una giovane ragazza a lasciarsi trasportare in un tango in cui, al contrario della vita, nessun passo può mai essere sbagliato. Prego, maestro. Thank you.
Bravissimi l'orchestra, i ballerini, il fisarmonicista Salvatore Riti. Diciamo che se il contatto sensuale del tango suscitava qualche perplessità, quasi un secolo prima l'Europa era stata conquistata da un nuovo e divertente ballo, a dir poco scandaloso. Dopo quadrighe e valzer, qui ogni coppia ballava a contatto con una presa stretta, su un vigoroso e travolgente ritmo binario, originario di danze contadine ungheresi e polacche. Johann Strauss, il re dei valzer viennesi, compose nel 1858 la Trisch Trash Polka, che letteralmente significa polka dei pettegolezzi, siccome dedicandola a questa passione dei suoi concittadini. Il tema musicale e il ritmo che ascolteremo sembrano quasi evocare il chiacchiericcio dello spettacolamento che si diffondeva di bocca in bocca. Vi lasciamo allora a quell'energico colpo di frusta iniziale che dà il via al galoppo della nostra orchestra per scatenarsi in un ballo euforico ed incalzante. Ma ora cambiamo completamente atmosfera.
Chariots of Fire. Forse non vi dice niente, ma se dico momenti di gloria, la mente di tutti correrà insieme a quella schiera di giovani atleti inglesi che, nel film, si allenano su di una spiaggia della Scozia per partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 1924. L'omonimo tema musicale, dal 1981, è diventato l'inno delle grandi imprese sportive e oggi vuole essere un omaggio al suo autore, il compositore greco Vangelis, che lo scorso mese di maggio ci ha lasciato. Vangelis è stato un grande sperimentatore dell'elettronica nella musica. Basti pensare ad un altro dei suoi capolavori, la colonna sonora del film Blade Runner. L'ascolto di questo celebre brano sia un augurio per tutti affinché il valore dell'amicizia sia sempre al di sopra di interessi e differenze, come appunto ci narrano le vicende del film. Prego, maestro. Ma lo facciamo un altro fortissimo applauso alla nostra orchestra, che sono bravissimi!
Ma sbaglio, c'è una novità. Ragazzi, avete cambiato outfit. Complimenti. Mi sembrano vestiti anni 70, giusto? I mitici anni 70, gli anni 70 della dance. Beh, diciamocela tutta. In questi ultimi anni, fino a pochi mesi fa, c'è stata una cosa che tutti noi amiamo. Ballare, vero? Persino lo scorso Capodanno, serata in cui tutti si scatenano, c'è stato vietato dalla pandemia. E allora che ne dite di trasformare questo auditorium in una mega sala discoteca anni 70? E se adesso vi dicessi quattro nomi, tipo Agneta, Benny, Bjorn, Annifrid, forse non vi suonano niente, qualcuno li ricorda? E se aggiungessi che sono i nomi di due ragazze e due ragazzi svedesi dei mitici anni 70? Che da allora ad oggi hanno venduto più di 400 milioni di dischi in tutto il mondo? Forse ci siete arrivati, sono gli ABBA, un gruppo che ha raggiunto un successo mondiale. Gli ABBA sono considerati tra i più celebri esponenti della musica pop internazionale. Inutile dire che i loro brani da disco music sono veri e propri evergreen e dopo 50 anni sono sempre attuali tra i giovani di oggi e tra quelli di allora. Adesso il nostro auditorium si trasformerà in discoteca, dove potremo lasciarci coinvolgere da Dancing Queen del 1976, in cui la reginetta della discoteca, appena 17enne, aspetta il venerdì sera per scatenarsi nel ballo alla ricerca del suo re. Seguirà poi Mamma Mia del 1975, che ha portato questa tipica esclamazione italiana in giro per il mondo, per scoprire in ogni travolgente storia d'amore. Ci siete? Vi piace l'idea? Allora tutti in piedi a ballare! Alzatevi!
piaciuto ballare? Facciamo di nuovo un forte applauso all'orchestra che ci ha caricato in una maniera esagerata. E allora, che bello vedersi ballare insieme, divertirsi in maniera sana, gioiosa, tutti insieme. Facciamoci ancora un applauso, ma soprattutto, veramente, un applauso a loro, ma anche un applauso ai miei colleghi, Emilio, Bernardo, Federica, Ilenia, un applauso al coro, un applauso al maestro Intagliato. Voi pensavate che era il solito concertino, eh? No, 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 questo è un vero e proprio show. E allora, quindi abbiamo visto una camaleontica orchestra suonare note che parlano di tango, poi di polka, poi di valzer. E adesso che cosa succede, ragazzi? Purtroppo c'è ancora un altro strepitoso successo nato appena 60 anni fa. Prima della fine. Ad opera di due direttori d'orchestra e compositori tra i più rinomati in campo internazionale. Frank Purcell e Paul Mauriat. Con gli pseudonimi di Stoll e del Roma, firmarono questo brano in origine solo strumentale. Con la raggiunta del testo, tradotto in svariate lingue, divenne la canzone Chariot, resa famosa nella versione francese da Petula Clark. Parlava di un amore sconfinato nel vero senso della parola, dove si è disposti a seguire la persona amata oltre ogni confine, anche su di un vecchio carro ondeggiante fatto di legno e tela come quello che usavano i pionieri nel Far West. Tradotto in tutto il mondo dal 1961 ad oggi, ha avuto moltissime cover, tra cui I Will Follow Him del 1963, che raggiunse un successo planetario, cantata dalla appena quindicenne Peggy March. Dopo 30 anni, nel 1992, è stata inserita con una connotazione più spirituale e con un nuovo arrangiamento nel film Sister Act, una sfilata in abito da suora. Chi non ricorda il coro di suore scatenate, guidate dalla esplosiva Whoopi Goldberg, nei panni della finta suora Claretta? Questo brano, ancora oggi, dopo 30 anni, non ha assolutamente perso smalto. Vuole l'augurio che ognuno possa seguire il proprio amore e le proprie aspirazioni in un mondo dove non c'è oceano troppo profondo o montagna così alta che possa resistere, così come recita il testo. E allora lo diciamo insieme. Buon Natale e felice anno nuovo! Questo è l'ultimo brano che ci suonerà la nostra orchestra insieme al coro e noi vogliamo salutarvi con una... Dopo ci sarà il bis. Vogliamo salutarvi con questo brano che emoziona tutti dall'inizio alla fine. I Will Follow Him.
l'orchestra del liceo Francesco Severi di Castellammare. Ma non hanno nulla da invidiare ai professionisti. Standing ovation, prendetevela tutta. Dottoressa Cavaliere, prego. Sì. E allora, abbiamo una consegna speciale. Abbiamo da fare, dottoressa, un ringraziamento allo sponsor Impero Moto. Impero Moto. Prego. Sponsor uguale, chi ci crede? Quindi un applauso ancora più forte. Come prima vi ho detto, i docenti e gli alunni sono i protagonisti, ma anche chi non ci lascia mai solo e chi ha voluto dal primo momento dire cosa posso fare per i ragazzi, di cosa avete bisogno, dal buffet oggi per farli come dire, mangiare un po', prima stanno qui i ragazzi da mezzogiorno, dai fiori, è stato un crescendo, dagli abiti, applaudite, ai cappelli, ma anche e soprattutto alla solidarietà, alla voglia di dire per i ragazzi Castellammare Impero Moto c'è, come anche tanti altri, ma lui è venuto di spontanea volontà a porgere insieme a sua moglie Imperatora, professoressa Imperatore, tutto il massimo sostegno alla nostra istituzione scolastica. Grazie, 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 grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare alla nostra dirigente Elena Cavaliere, che veramente mi ha dato un grande supporto in tutto. E quello che voglio dire a tutti, un po' emozionato stasera, è che quando si parla dei giovani io sono sempre presente. Il mio lavoro mi porta a stare sempre con i giovani. È quello che faccio tutti i giorni ed emozionarmi come stasera. I ragazzini appena compiono i 14 anni, il loro primo pensiero è di venire nel negozio. E la prima cosa che fanno i genitori è di dire dobbiamo comprare il motorino. Sono sempre un po' titubanti, però alla fine vincono sempre loro, che dicono papà, mamma, dobbiamo comprare il motorino. È veramente, per me all'inizio è un po' difficoltoso, perché spesso vedo che alcuni vogliono il motorino, però vedo che c'è un po' di difficoltà per le prime guide. E quindi io sono sempre presente sui primi passi per questi ragazzi. Non mi muovo da vicino, sarò sempre presente alla guida di questi ragazzi. E gli dico a loro che veramente non è facile andare in città. Grazie, bravo, grazie. Alberto. In città veramente gli dico sempre che per loro la vita è preziosa e devono stare attenti a queste cose. Ok. E va bene, e quello che voglio dire è veramente grazie a tutti di quello che hanno fatto per me stasera, tutti voi per noi, insieme a tutti i genitori, a tutti i supporti. Grazie a tutti, grazie, grazie a tutti, grazie, grazie. Grazie Impero Moto, grazie. Per voi la targa abbiamo voluto dare un simbolo di riconoscimento che possa restare. E la frase che abbiamo scelto, la musica non è mai sola. Per voi, perché non ci avete fatto sentire mai soli. Grazie. Grazie, Impero Moto è sempre presente, è sempre per i giovani. Non finirà mai di fermarsi per loro. Grazie, grazie. E poi volevo un applauso speciale, prima del bis doveroso, per il nostro maestro Alfredo Intagliato. Vai, Tony, vai. Ma ora di pari intensità vorrei l'applauso e vorrei che mi raggiungesse
colei che è il mio supporto amministrativo contabile, la nostra DSGA Rosa Rapacciuolo, dottoressa Rosa Rapacciuolo. Determine, delibere, acquisti, tutto è opera del suo supporto di grande professionalità e competenza. Vorrei che ci raggiungesse anche a nome di tutti i genitori il nostro presidente del Consiglio d'Istituto, il dottor Cirillo, in rappresentanza di tutti i genitori. La parola un attimo alla dottoressa, in questa pedana, vedete, affinché tutti i ragazzi si potessero vedere, perché la parte bassa spesso era un po' più, è stata costruita e ordinata in 4 giorni e quindi grazie anche alla sua capacità di organizzare acquisti e di saper gestire istruttorie con grande competenza. Grazie dottor. Io ringrazio la preside che non finisce mai di sorprendermi che mi chiama qui, veramente la ringrazio, però diciamo il mio è un lavoro dietro le quinte e... Insomma, dicevo, io ringrazio la preside che mi prende alla sprovvista e mi chiama qui. come dire, lavoriamo per gli alunni, lavoriamo per i ragazzi e lavoriamo per queste serate. Ringraziamo il coro, l'orchestra, ringraziamo i docenti e io in particolare, oltre che la preside e il consiglio d'istituto, nella persona del presidente, ringrazio il mio personale ATA che vedo qui. Stiamo veramente lottando. E vabbè, lascio la parola al Presidente. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Applausi, applausi. Ma se non ci sono io, applausi. Complimenti per questi ragazzi, per il maestro. Ogni volta che li vedo, io vedo già dei professionisti, non vedo solo degli studenti. Davvero complimenti. È vero, bravi. E poi noi siamo a scuola per i ragazzi. Consentitemi, in 3 giorni i nostri rappresentanti d'istituto, accomodatevi, sono stati eletti dagli alunni con una campagna elettorale seria, sono stati candidati varie liste, ma poi sono diventati un tutt'uno, un lavoro sinergico, un fare per i ragazzi, un volersi anche divertire, ed è giusto che ciò ci sia, ma con un rapporto serio e professionale con la dirigenza, con i collaboratori del dirigente scolastico e con i docenti tutti. Quindi io, e poi abbiamo detto, la sfida era, sono alcuni del linguistico, alcuni di scienze applicate, alcuni dello scientifico tradizionale. La sfida è stata, grazie alla maestria di Sonia, di prepararli con i testi del nostro professore, anche se è andato in pensione, Bruno, per poterci accompagnare in questa serata, anche in maniera un po' giocosa, e che la cosa non guasta. Abbiamo bisogno di un po' di serenità, che non è felicità a tutto tondo, ma attimi di vita serena che attraversa il cuore e dà una sensazione di gioia. Ed è questo che i ragazzi stasera ci hanno dato. Complimenti. Uno di voi ha... Volevo ringraziare la nostra dirigente per le belle parole, perché in effetti se si... un applauso alla dirigente. Perché in fondo se siamo tutti qui è grazie a lei. Lei che ci coordina tutto l'anno, lei che ci supporta e ci sopporta tutto l'anno e ci sgrida anche a volte. Ringrazio a tutti per essere venuti rappresentando gli studenti. Ci teniamo a questo concerto a rappresentare quello che noi siamo. Siamo il Liceo Francesco Severi, siamo una delle realtà migliori, anzi posso esprimermi, la migliore di Castellammare. E quindi vorrei un altro e ultimo applauso per la nostra orchestra che, rappresentando noi studenti tutto l'anno, ci fa sicuramente sembrare, o forse essere, i migliori. Grazie, grazie.
scusatemi, ma tutto voi non potete immaginare che lavoro immane c'è. Quindi vorrei una sfilata dei nostri, della professoressa Ketty Spera, con tutto il corpo di ballo del tango, perché il tango è una terapia. Il tango aiuta a superare problemi relazionali, problemi di dipendenze. Vieni, vieni, perché è fondamentale, è una filosofia il tango. Quindi noi l'abbiamo scelto e sono tutti professionisti, ma anche docenti, dottori, impegnati in vari settori, che sono venuti, nonostante gli impegni, a condividere con noi questo momento. Un applauso speciale a Ketty Spera, alla sua scuola e alle sue tanghere e tangheri. Allora, ovviamente, grazie a lei, dirigente. Il tango è per tutti, ecco perché abbiamo voluto fare anche un omaggio a cose importanti che accadono nel mondo e soprattutto vorrei fare un applauso, visto che siamo in un liceo, a questi due ragazzi che si sono diplomati a giugno e hanno fatto solo 15 giorni di tango l'anno scorso per il nostro Gran Galà e adesso per voi. Quindi sono in rappresentanza di tutti i giovani, come vedete. Il tango per questo è una terapia, perché fa parte di tutti e di ogni età. Grazie ancora di averci invitato. Professoressa, grazie a tutti voi, grazie. Ed ora è doveroso il bis, vorrei sul palco anche tutti i docenti che hanno partecipato dell'orchestra. Se ci raggiungete, ha già preso posizione il professore Ruopolo, tutti quanti qui, Angelo, Di Lorenzo, non vi vedo, se mi raggiungete, anche chi, tutti i docenti dell'indirizzo musicale, la professoressa Casucci, tutti quanti. Scendiamo noi. Grazie Rosa. Come vi ho detto, è sì l'espressione dell'armonia che crea il professore Intagliato con la sua magnifica orchestra. Alza, mettiti un cappello, non so. Ma il lavoro è sinergico di tutti. Nel sostenere in lezioni individuali, in lezioni di musica d'insieme, le performance per questa poi esplosione di gioia e di competenza che è l'orchestra. Grazie ragazzi, mi avete fatto un regalo meraviglioso. Grazie, grazie. E allora, prima di chiudere con quello che vi aspettate, però è una sorpresa. Voglio fare io innanzitutto un ringraziamento perché ho vissuto una bellissima serata, una serata emozionante ed è l'emozione a farci vivere, no? Senza emozioni non siamo niente. Ma soprattutto un appello a questi giovani musicisti. La vita è strana, magari più in là vi porterà verso sentieri tortuosi, ma non abbandonate mai la musica. La musica sarà il vostro rifugio sempre. Ancora bravi. Grazie. E allora, come si dice? Datemi una B, datemi una I, datemi una S, datemi un bis! Sonia è la nostra professoressa di dizione e di recitazione. Un applauso a Sonia. Grazie. Prego. Thank you.
grazie speciale. Prima di salutarci, consentitemi, in segno proprio di solidarietà, perché solidarietà tra colleghi è fondamentale. Ci sono stasera dirigenti scolastici di Napoli, di Caserta, di Avellino, di Castellammare, ma anche che lavorano lontano. Quindi grazie, vi ringrazio, perché dimostrare sostegno ai colleghi in questi momenti così pieni anche di vita scolastica dimostra che siete persone speciali. Tutte le scuole sono belle, tutte quante meritano il vostro appoggio. Un applauso a tutte le scuole, la scuola italiana e a tutti i dirigenti che tra mille preoccupazioni ogni giorno sono a scuola e combattono per i vostri figli e per le giovani generazioni. Grazie, grazie. Allora, buonasera. Diamo ufficialmente la buonasera e allora all'anno prossimo. Buon 2023. Auguri, buon 2023. Ancora un applauso al maestro Intagliato e alla nostra orchestra e al coro magistralmente diretto dalla professoressa Medico, dalla professoressa Zurzolo, che è anche un cognome importante, e dalla professoressa Casucci. Grazie. Sì, sì.